A tutte e a tutti, anzi a tutti, perché non c'è una donna, dunque ce n'è una, ma sono io, non mi saluto Una. da sola. E però vedo Anna Masera in collegamento. Anna Masera sempre mi solleva il morale. Grazie Anna di essere lì. Grazie anche al professor De Martin che è in collegamento, al dottor Marino, a Pierani, tutti coloro che ci seguono in collegamento. Grazie ai deputati che sono presenti, anche agli esperti che sono presenti in questa sala e grazie alle persone che hanno accettato il nostro invito oggi a essere audite. Io non posso non iniziare oggi con un pensiero che noi penso condividiamo tutti, al professor Rodotà, qui tante volte accanto a me si è seduto lui in questi anni di lavoro. Il professor Rodotà non stava bene, lo sapevamo che non stava bene, ma non eravamo pronti forse a ricevere questa terribile notizia che appunto non ce l'ha fatta rispetto alla malattia. Addirittura venerdì scorso la Camera ha fatto le solite telefonate, come sempre, e al telefono del professor Rodotà ha risposto la moglie Carla dicendo che il professore non poteva più parlare. Ecco, da lì a poche ore si sarebbe spento e questo ha dato a tutti noi una grande angoscia. Ora non è questo certamente il posto, la sede dove possiamo ricordare il professor Rodotà come uomo di legge, come grande giurista, come uomo delle istituzioni, ma anche come grande attivista sui temi dei diritti. Non è questa la sede. Però io vorrei dire che noi abbiamo avuto la fortuna, ecco, proprio questo, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con lui, abbiamo avuto la fortuna di coinvolgerlo in questa attività, nella nostra commissione. Quando ho voluto istituire questa commissione e ho pensato a una figura che potesse coordinarne i lavori, è stato automatico pensare a lui per la sua storia, per quello che rappresentava e quindi una figura che si è sempre tenuta al passo con i tempi, un uomo che a livello internazionale è stato riconosciuto come esperto della materia digitale, non solo in Europa, ma ben oltre, fin tanto che appunto abbiamo potuto vedere, era noto anche in Brasile, quando io ho fatto la visita ufficiale in Brasile mi chiedevano del professor Rodotà, anche lì le istituzioni conoscevano il professore per quello, per la sua appunto conoscenza approfondita anche del web. E se noi siamo riusciti a lavorare bene insieme, a concludere i lavori con una dichiarazione che è stata approvata all'unanimità e con una mozione che è stata approvata all'unanimità, io penso che lo dobbiamo in grande parte a lui, che ha saputo mettere insieme le opinioni di tutti, molto diverse, le opinioni contrastanti a volte di esponenti di questa Commissione, per fare una sintesi. Abbiamo ragionato molto sul senso della Commissione e anche su che cosa significa libertà nell'era digitale e siamo tutti alla fine arrivati alla stessa conclusione a cui lui era arrivato tempo prima, cioè che la libertà non è l'assenza di regole nel digitale, che l'assenza di regole va a discapito solamente delle persone più vulnerabili e che ragionare di questi temi non vuol dire mettere un bavaglio, vuol dire solamente dare più forza ai diritti. Questo è stato, credo, il grande insegnamento. E poi, anche perché lui aveva questo rapporto così bello con i giovani, abbiamo voluto che questa commissione avesse anche una funzione un po' originale, di uscire dal palazzo e andare nelle scuole a parlare con i ragazzi. Io ho avuto il privilegio di farlo con lui a Roma, in una scuola di Roma. Siamo andati insieme poco tempo fa, cos'era? Era aprile? Metà aprile. Metà aprile siamo andati al liceo Leonardo da Vinci qui a Roma e lui ha parlato per ore con questi giovani facendosi ascoltare, apprezzare e alla fine ce li avevamo tutti intorno, i ragazzi e le ragazze, perché lui era riuscito a decodificare concetti difficili e renderli invece come parte della vita di tutti i giorni dei ragazzi e delle ragazze. Ecco, e allora io concludo qui il ricordo dicendo che questa commissione ha avuto la strada tracciata da lui. E noi dovremmo portarla avanti questa commissione senza di lui, ma in sua memoria. Quindi questa è una responsabilità aggiuntiva che oggi noi abbiamo e io mi auguro che noi sapremo portarla
portarla avanti come lui se l'aspettava, ecco, dando un segnale chiaro e forte di quello che noi vogliamo fare e un contributo ai nostri concittadini che oggi sulla sfera digitale comunque passano parte della loro esistenza. E per orientarci meglio, oggi noi abbiamo voluto invitare qui, per essere auditi, degli esperti. Stiamo intraprendendo un'attività conoscitiva. Questa Commissione ha deciso di voler fare un'indagine conoscitiva sul fenomeno della disinformazione. Quindi capire che cos'è la disinformazione, come si manifesta e attraverso quali canali. Perché la disinformazione crea molti problemi. Ma prima di entrare nel tema della disinformazione, io vorrei chiudere, ecco, la prima parte del ricordo con un breve video che abbiamo voluto fare in fretta e in furia, un breve video su appunto il rapporto tra il professor Rodotà e questa commissione. Allora partiamo con il video. Un anno fa, il 28 luglio del 2014, noi eravamo ancora in riunione per avviare i lavori della Commissione. Un anno dopo siamo qui a consegnare la dichiarazione dei diritti di Internet, che è il frutto di questo anno di lavoro. Crescono le opportunità, ma crescono anche le voglie di mettere le mani su Internet, per ragioni di sicurezza e per ragioni di mercato. E allora avere dei principi che rispecchino invece il nucleo originario di Internet, il nucleo accresciuto, aumentato, oggi mi sembra più importante, più utile e più urgente che in passato. Io so che ancora oggi in rete ci sono resistenze di due tipi. La rete Internet non ha bisogno di regole, anzi le regole rischiano di mortificarne la libertà, ma questo ormai è un discorso che tutto sommato è stato smentito dai fatti. Siamo pieni di regole riguardanti Internet. Bisogna riequilibrare, questa è l'ambizione. Quando si parla di dichiarazione dei diritti si è nel solco del grande costituzionalismo. Due sono le cose che non hanno precedenti. Il fatto che un atto di natura parlamentare si sottoponesse alla consultazione pubblica è il fatto che è la prima volta che un Parlamento produce una carta di portata internazionale e di spirito costituzionale. Avere deciso di sottoporre non solo a una consultazione in rete, ma anche ad audizioni parlamentari classiche, questo testo mi pare un altro segno di misura e di consapevolezza che quello è un testo perfettibile. Siamo entrati in una seconda fase adesso, la Commissione Internet esce e va nelle scuole. Il professor Rodotà verrà con me in questa esperienza a Roma di coinvolgimento dei giovani rispetto alla carta dei diritti e dei doveri di Internet, e gli do volentieri la parola. Vengo molto volentieri perché le scuole sono nuove, io ci vado regolarmente. Di solito sono molto attivi questi ragazzi e in qualche caso anche molto determinati nel sostenere i loro punti di vista, e questo lo voglio dire perché questo significa che dietro ci sono dei professori interessati. E poi l'ultima domanda, se esiste una dichiarazione universale dei diritti in Internet, come per esempio esiste una dichiarazione universale dei diritti umani. Questa carta che è nelle vostre mani adesso ha suscitato particolare interesse, almeno per quello che ne so io, certamente in Francia, Spagna, in Germania. Ciò che è importante, al di là del fatto che ci sono delle norme, degli articoli, è la consapevolezza che si sta parlando della vita delle persone. Si trasmette da una scuola all'altra, perché poi mi telefonano e mi dicono: ah, sappiamo che sei stato lì, allora devi venire anche da noi. Questo è un omaggio che la Commissione ha voluto fare al professor Rodotà, ci sentivamo, come dire,
in condizioni di volerlo ricordare anche per questo. Ha fatto tantissimo altro, ma evidentemente noi abbiamo avuto modo di lavorare con lui su questo progetto e quindi mi sembrava giusto riconoscere anche questo passaggio tra le tante attività che lui ha potuto svolgere nel corso della sua lunga vita. Bene, allora dicevo, oggi noi avviamo un'attività conoscitiva sulle fake news, la disinformazione, le cosiddette bufale, perché questo è un tema molto centrale. Riteniamo che sia un tema importante perché ha molte implicazioni, sia perché la disinformazione mira proprio a influenzare l'opinione pubblica, mira a condizionare la politica, ma anche a danneggiare i privati, a danneggiare le aziende, a creare caos essenzialmente. E quindi riteniamo che una commissione come questa non possa non occuparsene. La commissione Internet deve cercare di capire come questo fenomeno si sviluppa nel nostro paese e quali sono anche i rimedi da porvi, come riuscire a contrastarlo, con quale misure. Ecco, le fake news si sviluppano specialmente sui social media, ma non sempre nascono nei social media, magari nascono altrove, ma i social media chiaramente amplificano e danno una platea che potrebbe essere illimitata, infinita. Quindi noi vorremmo capire le varie, appunto, connessioni e come tutto questo influisce sull'idea che anche i nostri cittadini poi si fanno del paese, di quello che accade, sulle figure istituzionali, sulle aziende, come questo va a condizionare l'opinione pubblica e quindi a alterare in ultima analisi anche, come dire, il possibile assetto democratico. E allora ho pensato che dovevamo cominciare con degli esperti. Oggi è la prima giornata di audizione, entriamo proprio nel merito con degli esperti della materia, quindi parlo di debunkers, quelli che cioè scovano le bufale, le rendono note e quindi cercano di arginare il danno che le bufale fanno sulla formazione del pensiero, delle idee, dell'opinione pubblica. Quindi abbiamo oggi invitato David Puente, Michelangelo Coltelli, Paolo Attivissimo, abbiamo invitato Michele Mezza, abbiamo invitato anche Walter Quattrociocchi, che è direttore del laboratorio di sociologia computazionale di Lucca, e Giovanni Boccia Altieri, che è docente di sociologia dei media digitali. Allora io inizierei queste audizioni raccomandando a tutti di stare nei tempi, non più di 10 minuti, perché poi noi vorremmo dare ai membri della Commissione la possibilità di interloquire con voi. Quindi inizio dando la parola al dottor Paolo Attivissimo. Prego. Buongiorno, grazie di avermi invitato a questa occasione per aggiornarvi sulla situazione che spesso io sento definita come questione di bufale. La bufala non è più una bufala. La bufala oggi è stata trasformata in un vero e proprio sistema di guerra commerciale, politica, ed è importante conoscere i meccanismi tecnologici. Non voglio assolutamente fare una lezione di tecnologia, ma è importante capire che non siamo più di fronte al singolo che pubblica la notizia sbagliata, non siamo più di fronte al semplice errore in buona fede o all'errore giornalistico. Siamo di fronte a una situazione nella quale esistono delle vere e proprie organizzazioni finanziate da attività commerciali, finanziate da enti politici, finanziati da governi, che decidono di utilizzare gli strumenti della tecnologia per influenzare l'opinione pubblica, fondamentalmente per seminare il dubbio. Usano strumenti come la classica attenzione, l'attirare l'attenzione con il clickbait, ti pubblico una notizia che ti fa venire voglia di saperne di più e in realtà poi ti propone un contenuto disinformativo. Esistono dei meccanismi commerciali che permettono anche a piccoli imprenditori, poi ne parlerà sicuramente David Puente, di affacciarsi a questo mondo della fabbricazione di notizie false per ottenere un ritorno economico. Esistono quelle che si chiamano troll farm, cioè bande o organizzazioni di persone che sono dirette da persone responsabili che hanno un finanziamento e prendono da
prendono di mira una persona, possono attaccarla sul suo profilo Facebook, possono sommergerla di commenti negativi, possono approvare o disapprovare un video pubblicato su YouTube, quindi è organizzata tutta questa attività. Non solo esistono questi gruppi di persone, stiamo parlando di 10.000, 20.000 persone che vengono coordinate per fare questo genere di attacco mediatico, ma stiamo parlando anche di strumenti tecnologici. Esiste il fenomeno, per esempio, delle dark ads, cioè sono delle pubblicità di tipo solitamente politico, che vengono calibrate sulla base dei singoli gusti, orientamenti politici delle persone, per cui ciascuno di voi si affaccia a internet, per ciascuno di voi, in base al suo orientamento religioso, sessuale, politico, ideologico di vario genere, vengono proposti dei contenuti, dei messaggi elettorali, dei messaggi propagandistici fatti su misura. E questo sfugge completamente, quindi, a una sorveglianza, a un'analisi, a una valutazione oggettiva dei contenuti di questi messaggi politici. Siamo, insomma, in un'era di targeting estremamente preciso, con precisione chirurgica si sceglie la singola casa, la singola abitazione, la singola fascia di reddito e si decide di far arrivare a quella famiglia quel contenuto. Ci sono vere e proprie reti automatizzate, ci sono sistemi che si chiamano botnet che permettono di manipolare e di far convergere l'attenzione su un tema o su una affermazione e farla veicolare attraverso i social media. I social network in questo sono dei potentissimi amplificatori, gli esperti tecnici che fanno questo tipo di disinformazione lavorano proprio sui meccanismi, conoscono bene i meccanismi di funzionamento dei social network e quindi li sanno sfruttare. Quindi è importante coinvolgere i social network in qualunque processo di difesa contro questo che da un certo punto di vista possiamo vedere come una vera e propria guerra che viene combattuta da noi con degli strumenti obsoleti. Noi stiamo ancora pensando, e lo segnalava anche recentemente l'NSA statunitense, si è pensato a una forma di propaganda che fosse basata sull'attacco informatico tradizionale, le fughe di dati, la paralisi delle infrastrutture attraverso attacchi informatici, invece molto più semplicemente si è deciso di fare da parte di alcuni governi un'operazione di propaganda, quindi aggirando completamente gli strumenti di difesa tecnologica che erano stati predisposti. Quello che vediamo quindi è un problema. Come contrastiamo queste cose? Recentemente ho partecipato a un convegno in Norvegia dove Larry King ha presentato un po' il problema, la situazione delle fake news e francamente abbiamo un grosso problema. Grosso problema perché chi potrebbe fornire il primo contrasto, cioè i mezzi di comunicazione tradizionali, quelli che dovrebbero avere alle spalle un'autorevolezza, una competenza, un talento e delle risorse economiche, sono economicamente in crisi. Siamo tutti sotto gli occhi dati sul crollo delle vendite e delle inserzioni pubblicitarie nel mondo della stampa. Sono sostituite dai social network che stanno togliendo letteralmente l'ossigeno, i soldi, i finanziamenti al mondo della stampa. E abbiamo soprattutto un crollo della fiducia nei confronti di questi mezzi di comunicazione tradizionale. I tavoli di lavoro che abbiamo organizzato recentemente, io moderavo il tavolo dedicato ai responsabili della stampa e dei media, belle parole, risultati pochi. Ancora oggi si continua a pubblicare notizie false, notizie non verificate, mancano i presupposti di base, di deontologia, di professionalità, anche perché mancano i soldi per farlo, d'accordo, però c'è un problema. Se noi vogliamo fare contrasto fornendo delle proposte alternative, la stampa in queste condizioni non può materialmente lavorare. Quindi cosa sta succedendo? Si sono organizzati dei gruppi, delle associazioni, come per esempio l'International Fact Checking Network, legato a pointer.org, che a sua volta ha un rapporto con Facebook, per fare una valutazione dei siti web per ottenere delle pagelline di attendibilità, di qualità, basate su standard obiettivi, quindi cose come trasparenza, dei finanziamenti, anche concetti semplici come la correttezza nel correggere le informazioni. Sbaglio? Sbagliamo tutti. Come viene gestita la correzione? Dove viene pubblicata la rettifica?
io faccio parte di questo gruppo di analisti che cercano di validare le varie fonti online di informazione, una delle constatazioni che purtroppo abbiamo dovuto fare è che oggi nessuno dei giornali tradizionali italiani, cartacei e web, sarebbe in grado di superare questo genere di controllo, di semplice controllo, di trasparenza e correttezza delle correzioni. Quindi c'è un enorme lavoro da fare, che io vedo come un'opportunità. Questa è una grandissima occasione per il rilancio di un mezzo di comunicazione che non è obsoleto, ha semplicemente un problema di aggiornamento e di finanziamento. È vero che non c'è nessun meccanismo o incentivo che spinga a migliorare. Costa molto meno pubblicare una fake news e ottenere tanti click, vendere tante copie, che fare buon giornalismo. Quindi bisognerà trovare una modalità alternativa. I colleghi di Le Monde, per esempio, stanno cominciando a vedere i risultati. New York Times ha aumentato le vendite da quando ha cominciato a fare le pulce alle affermazioni fatte dai politici. Quindi il fact-checking può essere un meccanismo di guadagno economico. Altre soluzioni che vedo affacciarsi non sono risolutive, ma ciascuna può contribuire nel suo piccolo. Esistono delle associazioni come per esempio Sleeping Giants, un'associazione di semplici cittadini che decidono di attaccare, contenere il danno fatto dai siti di disinformazione toccandoli dove fa male, cioè nei portafogli. Breitbart, una delle fonti maggiormente consultate da Trump durante la sua campagna elettorale e durante la sua presidenza, è finanziata, riceve dei soldi dagli inserzionisti. Molti di questi inserzionisti non sanno di essere pubblicati, di avere le loro pubblicità pubblicate su siti come Breitbart. Una volta allertati, cosa che si può fare con un semplice tweet, si rendono conto dell'imbarazzo d'immagine e decidono di togliere la pubblicità. Breitbart ha avuto un crollo drastico dei propri incassi pubblicitari. Quindi anche togliere l'ossigeno a chi fa propaganda può essere un passo avanti. Durante uno dei nostri recenti incontri, sempre qui alla Camera, abbiamo discusso della possibilità di fare anche comunicazione attraverso i media tradizionali, quindi la pubblicità progresso, che ha avuto tantissimi ottimi risultati in passato, a mio avviso va ripresa. Abbiamo già avuto un primo accordo da questo punto di vista per poterne parlare. Però c'è una cosa fondamentale, secondo me. Abbiamo tutti bisogno che l'esempio arrivi dall'alto. Cioè, dall'alto significa dalla stampa, che quindi deve riprendere in mano quei sani principi di deontologia, di correttezza, che la possono distinguere rispetto al mare confuso di informazioni che chiunque trova sul web. E abbiamo anche bisogno che le istituzioni abbiano lo stesso approccio di correttezza, trasparenza, fair play, per riprendere un po' in mano il modo di comunicare che serve a tutti. Giusto per fare un confronto, notizia di ieri notte: CNN ha licenziato 3 suoi giornalisti, uno dei quali era un premio Pulitzer, perché hanno pubblicato una fake news, o meglio, non hanno fatto i controlli adeguati ai loro standard. Questa, secondo me, è una magnifica lezione di come si può fare giornalismo oggi e come ci si può riconquistare una credibilità, che tutti i direttori dei giornali italiani mi hanno detto di essere veramente ai minimi storici. Concludo dicendo che a lungo termine ci sono degli approcci, a mio avviso, che devono essere iniziati il più presto possibile. L'educazione al senso critico nelle scuole. Le scuole sono il luogo dove i cittadini di domani formano il proprio modo di pensare, il proprio modo di valutare le informazioni che li bombardano. Quindi riabituarli al concetto molto anglosassone di stranger danger, cioè se una persona è sconosciuta potrebbe essere pericolosa. Non ti fidare di una cosa perché l'hai vista su internet, ma impara a giudicarla, impara a cercare le fonti, impara come funziona l'informazione. Se noi cominciamo a fare questo genere di sensibilizzazione, di ripresa di un dialogo corretto e di ricerca corretta delle informazioni, penso che ci sia una grande occasione. L'alternativa è quella di farsi soffocare dalle fake news, e questo credo che non lo voglia nessuno, almeno per i nostri figli. La ringrazio moltissimo per questa così panoramica che ci ha dato, e adesso penso che questo si integrerà molto bene con quanto ci dirà il professor Giovanni Bocciartieri, che è docente di sociologia dei media digitali. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di questa
occasione di confrontarci su un tema importante come quello delle fake news. E io cercherò di fare un discorso fondamentalmente su tre punti nei 10 minuti che ho a disposizione, basandomi anche su dei dati di ricerca, in maniera tale da, come dire, cercare di cominciare forse anche a rispondere a delle cose che Paolo ha messo sul campo, capendo di che cosa disponiamo. Ora, il primo problema che abbiamo è di che cosa parliamo quando parliamo di fake news, e non è una battuta. Cioè, stiamo parlando fondamentalmente di contenuti specifici, stiamo parlando di intenzioni comunicative o stiamo parlando di effetti prodotti dall'esposizione a questi tipi di contenuti. Questo ci serve per capire anche che tipi di soluzioni possiamo trovare in qualche modo. Parliamo degli effetti. Quando parliamo di esposizioni alle fake news, posto che è una parola problema che poi affronteremo quando parleremo di contenuti, quando parliamo di esposizione alle fake news pensiamo ad una, come dire, ad un effetto di tipo radioattivo, cioè dove i comportamenti dei soggetti non c'entrano oppure c'entrano i comportamenti dei soggetti. È un problema, cioè è interessante perché per capire laddove ci possono essere veramente degli effetti. Cioè, quello che mi chiedo è, possono esistere dei comportamenti, ad esempio, dei più giovani di fruizione di pagine di fake news come genere di intrattenimento consapevole? Cioè, dov'è che in qualche maniera l'inconsapevolezza arriva al plagio, alla manipolazione? Lo dico perché. Che cosa ci dicono le ricerche? Le ricerche ci dicono che in particolare sui temi della politica, i più grossi consumatori di fake news sono persone che sono strutturalmente a un livello culturale un po' più elevato e hanno delle convinzioni già particolarmente forti e quindi cercano, diciamo, conferme, anche in teorie complottiste, su questo tipo di elementi. Cioè, non so se è chiaro, non stiamo parlando completamente della mass culture, ma di persone che sono già impegnate politicamente, probabilmente, con delle convinzioni molto forti e che quindi cercano rinforzi a queste loro convinzioni. Questo può essere un primo elemento. Riguarda i media e i social media? Ora, noi abbiamo un problema strutturale, che è il terzo punto che affronterò, che è quello della fiducia, quindi ci tornerò sopra. Abbiamo un problema strutturale che è il calo di fiducia fondamentalmente nelle istituzioni, nella politica, negli stessi media. L'ultima ricerca, una delle ultime ricerche disponibili del Pew Internet Research Center americano, che fa ricerche longitudinali da tanto tempo su questo tipo di tema, ci dice che gli adulti americani, solamente un 4% degli adulti americani intervistati si fida delle cose che trova nei social media. Quindi è ovvio, è un 4%, è una dimensione rilevante, però prima di generalizzare cerchiamo di capire i confini del fenomeno. Quindi sugli effetti non sappiamo che tipi di effetti possiamo avere all'esposizione, perché non sappiamo di quale esposizione stiamo parlando e non sappiamo esattamente da quali dimensioni stiamo partendo. Per cui diventa interessante il ragionamento sulla manipolazione, cioè il ragionamento più interessante è laddove si producono contenuti a fini manipolatori, non un'esposizione generalizzata alle fake news. Noi parliamo tanto di fake news in Italia dopo la vicenda di Trump, per cui c'è stata questa prima correlazione: Trump ha vinto anche a causa delle fake news. Non abbiamo fatto lo stesso tipo di ragionamento per esempio su Macron, e vi giuro che ci sono stati gli stessi tipi di tentativi di manipolazione che partivano sempre da 4chan, che è un luogo che molte delle persone presenti conoscono molto bene, in cui si organizzavano gruppi anti-Macron, è chiaro? Quindi è interessante invece a che cosa sono stati esposti alcuni dei possibili elettori di Trump. Diciamo che alcune delle ricerche mostrano come una fonte probabile dell'elezione di Trump sia dovuta al fatto che una serie di soggetti, in particolare persone di colore di alcune zone dell'America, siano state disincentivate ad andare al voto attraverso forme targetizzate di pubblicità su Facebook. Fondamentalmente a loro comparivano delle micro video in cui la Clinton non si prendeva, come dire, in carico tematiche a loro vicine, cioè è chiaro, esponendole non a un messaggio vota per, ma ti mostro come il tuo possibile candidato in realtà non ti sia così vicino. Quindi la dimensione targetizzata è problematica, però qui si può lavorare ovviamente su due cose: su una legislazione, perché non è chiaro se io posso fare vedere, esporre selettivamente un messaggio pubblicitario la singola persona, anche in America questa cosa non è chiara, quindi stiamo a livello, come dire, proprio nel limite della legge. E l'altra cosa è che ovviamente le piattaforme qui fanno la differenza, perché possono fare delle scelte rispetto alle loro offerte targetizzate.
Parliamo brevemente delle intenzioni. Perché ci sono persone o gruppi o soggetti che fanno, producono contenuti che chiamiamo di fake news? Intanto vediamo per chi produce contenuti informativi perché lo fa. Le motivazioni sono abbastanza note. Per denaro, il clickbait è una delle dimensioni, cioè il fatto che produca un contenuto così accattivante e sorprendente che sicuramente le persone cliccano sopra e quindi ha un introito pubblicitario. Questa è una dimensione e su questo alcuni player stanno già lavorando per disincentivare questo tipo di comportamento. Lo fanno per odio, lo fanno per potere, lo fanno per giocare sulla polarizzazione, e questo vale moltissimo per la politica, cioè aizzo la polarizzazione perché mi fa comodo dal punto di vista politico, lo fanno per destabilizzare le istituzioni o lo fanno anche per divertimento. Quindi, come dire, abbiamo un range veramente molto allargato di intenzione, dove spesso comportamenti molto diversi tendono poi a convergere magari su uno tipo di obiettivo univoco, no? Per cui avremo sempre di più un tipo di contenuto informativo che difficilmente riusciremo a misurare, forse anche a individuare o sicuramente a individuare dal punto di vista, come dire, meccanico attraverso analisi del contenuto, che sono i meme, che sono la dimensione visuale. La maggior parte del contenuto disinformativo, in generale, di cui parliamo oggi, passa attraverso la forma memetica, che sono messaggi visivi, solitamente appunto delle foto con delle scritte. Ora, il classico esempio può essere: io posso creare una foto di un politico e mettere sullo sfondo una cosa che sia molto divertente, che però richiama un messaggio sessista, violento o di altro tipo, di difficile riconducibilità a un algoritmo che cerchi di bloccarlo e forse anche, come dire, che è difficile considerare come una fake news. L'esempio che viene fatto in America classica è l'utilizzo della svastica all'interno di cartoni animati come i Griffin. Familiarizza in qualche maniera e ci omeopatizza a certi tipi di contenuti violenti o ne fa denuncia. Insomma, questo è un problema molto forte che la dimensione visuale e simbolica in qualche maniera pone. E la sfida sarà su quella, non su testi lunghi in qualche maniera. Lo vediamo già, cioè titoli molto accattivanti e immagini, che poi possono contenere articoli, ma fondamentalmente la forma è quella mimetica. Chi sono i soggetti che lo fanno? Ce lo dice una recente ricerca che molti dei presenti avranno letto, che è quella di Data and Society, gestita dalla Marwick, su Media Manipulation and Disinformation Online, che analizza l'America. E qui troviamo diversi gruppi di interesse interessati alla manipolazione, che vanno dai troll, no, di cui si parla tanto, ai game gators, che sono, come dire, degli haters che sono nati come una comunità attorno ai videogiochi. Si passa, come dire, dagli haters veri e propri fino alle forme di alt-right, di cui si parla moltissimo, per arrivare agli influencer e ai politici stessi. Qual è il problema di seguire questo tipo di analisi che proviene dagli Stati Uniti d'America? Che l'Italia ha una storia di internet e una storia culturale molto diversa. Quindi molti analisti cominciano a chiedersi anche in Italia chi sono gli alt-right italiani. Il problema è che noi abbiamo soggetti che lavorano sulla disinformazione, sulle fake news, che in realtà non è che vengano esattamente da ambienti o solo da ambienti di centrodestra, cioè è composita. Noi non abbiamo avuto 4chan, quindi non abbiamo i troll, come dire, che si auto-organizzano per costruire un messaggio, abbiamo, come dire, una condizione che forse andrebbe analizzata, monitorata, cioè servirebbe un libro bianco su questa cosa per capire qual è il contesto culturale in cui in Italia possiamo parlare di fake news e di disinformazione, perché è sicuramente diverso da quello americano ed è molto variegato. È molto variegato perché nella dimensione italiana abbiamo sicuramente cose molto diverse che vanno dai troll pacati, dal PD a gente onesta, cioè, come dire, estremi molto, molto forti, oppure abbiamo forme molto ironiche. Alcuni di voi conosceranno le azioni quasi di tournement e situazioniste di Hermes Maiolica, che produce, come dire, volutamente bufale con l'intento di immunizzare in qualche maniera le persone. Cioè, quindi abbiamo un contesto molto variegato, molto simile a quello che viene rappresentato nei film dell'Italia la matriciana, no? Che probabilmente va studiato, perché è lì che si inseriranno e si inseriscono dinamiche da controllare. C'è l'elemento dei bot, e vado verso le conclusioni, cioè di chatbot di diversa natura che per ora
come dire, ci limitiamo a considerare all'interno dei social network. Cioè, tutte le ricerche ci dicono un contenuto che venga rilanciato con l'intelligenza dai bot ha molta possibilità di diventare virale in poco tempo. Okay? Cioè, o meglio, c'è una correlazione diretta fra produzione di un contenuto e utilizzo di bot nella viralità. Questo ci dicono le ricerche. Non è detto che se tu li utilizzi diventerà virale, ma tutti i contenuti virali che hanno utilizzato i bot in qualche maniera, come dire, sono diventati attraverso quello in maniera molto forte. Però questi chatbot si sposteranno sempre di più da una parte visibile e pubblica a una dimensione di chatting. Perché qui stiamo parlando di popolazione, ma di che popolazione? Facebook in Italia è un paese per vecchi. Cioè i giovani non stanno su Facebook. Possono aver aperto un account, possono aver sviluppato in maniera curiosa, come dire, alcuni anni della loro vita lì all'interno, ma oggi decisamente sono spostati in altri ambienti, che sono ambienti di chat, che saranno sempre più invisibili, e sto parlando di WhatsApp, sto parlando di Telegram, ma neanche di Snapchat con il canale pubblico, cioè sto parlando di quei luoghi in cui è possibile veicolare meme, cose spiritose di altra natura e aggregare gruppi di persone, e lì all'interno ci possono essere anche dei chatbot con cui dialogare, che vengono scaricati moltissimo. Per esempio Telegram è un ambiente abbastanza fertile da questo punto di vista. Il livello di controllabilità lì, come dire, è molto molto basso. Professore, può andare alla conclusione? Vado alla conclusione. Grazie. Quindi il problema è, attorno a questo tipo di dimensione abbiamo visto come ci siano intenzioni diverse, ci siano forme in qualche maniera di potenziali ricadute diverse e contenuti estremamente diversi sotto il tema dei fake news. Cosa c'è alla base di tutto? Le ricerche ci dicono un aumento di sfiducia. La sfiducia è una dimensione ontologica probabilmente oggi. La sfiducia è la sfiducia nelle istituzioni, è la sfiducia... come dire, nella cultura. Se pigliate il Trust Barometer, come dire, è aumentata progressivamente la sfiducia per tutti gli elementi istituzionali, cresce la fiducia su chi? Sul gruppo di pari, cioè sugli altri come te. Quindi è evidente che laddove il contenuto informativo arrivi da un altro come me, sia, come dire, percepito come più affidabile. E la caduta di fiducia nei media generalisti, nella politica, nelle istituzioni, eccetera, fa sì che si cerchino narrazioni alternative in altri luoghi. Quindi il problema di come ricostruire un rapporto di fiducia e un rapporto di fiducia in cui inserire l'informazione è una vera sfida da questo punto di vista. È possibile creare contenuti informativi per i più giovani che non passino unicamente dalle testate tradizionali dove, come mi ha detto un mio collega dell'ordine dei giornalisti, ci sono anziani che scrivono per gli anziani? Cioè, questo è un tipo di problematica in qualche modo con cui ci dovremo che dovremo affrontare. Chiudo. Abbiamo bisogno, dal mio punto di vista, prima di trovare delle soluzioni di analisi che riguardino, come dire, il contesto culturale italiano, magari che riguardino anche la differenza generazionale, cioè tra giovani e adulti, perché molte delle ricerche ci dicono che sono i più adulti probabilmente che in qualche maniera sono quelli che maggiormente sono vittime delle bufale o della fake news, e forse i colleghi debunker ce lo potrebbero confermare. E soprattutto dovremmo capire dove si inserisce l'insidia in qualche maniera nel contesto italiano, proprio perché i modelli che conosciamo, che sono quelli americani, non corrispondono ai nostri. Noi non abbiamo 4chan, abbiamo una storia completamente diversa dei social media, e quindi forse da questo punto di vista un approccio conoscitivo di questo tipo ci potrebbe aiutare. Chiudo veramente dicendo sarebbe interessante, abbiamo cominciato a farlo, ma insomma vedere anche come gli stessi politici utilizzando i loro canali Twitter e Facebook possono cadere nello stesso tipo di rischio. D'altra parte non esiste una policy istituzionale così come esiste nelle aziende in qualche maniera. Cioè a che rischio espone un politico che tratta un canale suo, che quindi è pubblico e privato perché è la persona stessa, dove distingue fra un momento in cui lavora e un momento in cui invece magari si diverte, alza i toni, eccetera. Cioè è una tematica, insomma, che in qualche maniera dovremo affrontare. Che altro, alza i toni quando lavora, vabbè, niente. Bene, la ringrazio professore, e adesso darei la parola a Walter Quattrociocchi, che è il direttore del Computational Social Science MIT di Lucca, prego. Grazie per l'invito e per la cosa. Volevo far presente, prima di passare alle slide, proprio un secondo, nel senso, il problema delle fake news è argomentato tantissimo, ma a livello di prove empiriche abbiamo praticamente nulla, se non correlazioni spurie, nella maggior parte dei casi, che vengono interpretate per un'analisi del fenomeno. Legislare su un fenomeno che si conosce poco, di una tale delicatezza, rischia di essere pericolosissimo, perché siamo in un ambito di conflitti narrativi.
la sfiducia è alta, molto alta, e la dinamica di passaggio delle informazioni è amplificata dai social, e abbiamo delle evidenze empiriche su questo fenomeno praticamente che portano... non va avanti. Ecco, e abbiamo detto che la post-truth è diventata la parola dell'anno nel 2016, siamo nell'ambito di una fake news, nel senso che post-truth, cioè l'essere umano ha sempre scelto le informazioni perché non sempre perché conforme alla sua visione del mondo, sia antagonista al sistema stabilizzato, sia pro il mainstream. E quello che abbiamo cercato di fare noi è stato quello di fare un'analisi quantitativa che ormai è citata dal World Economic Forum, Scientific American, insomma abbastanza diffusa e diventata standard internazionale, tanto che la Kellogg School of Business lo usa come metodo di analisi del fenomeno delle fake news, e fondamentalmente passiamo da un fenomeno di produzione dei contenuti centralizzato a un fenomeno decentralizzato. In questo passaggio c'è fondamentalmente una disintermediazione. Questa disintermediazione nasce dal fatto che Google, Facebook distruggono il sistema intermediario degli esperti che c'era precedentemente. Il nostro cervello ragiona per approssimazioni. Questo facilmente passa su Facebook dal punto di vista memetico come Einstein, nonostante sia Bruno Lauzi, perché richiama capelli bianchi, il pattern più o meno richiama quello. Il motore dietro tutto, anche riconosciuto da Obama nel farewell speech, è il confirmation bias, l'attitudine a condividere un'informazione perché è coerente con la nostra visione del mondo. Nessuno è immune, ok? Dobbiamo essere consapevoli, soprattutto se stiamo pensando di legislare su questo fenomeno, perché ognuno di noi sceglie una narrazione e in quella narrazione si conforma e strumentalizza le informazioni. Un esempio è il dibattito sulle fake news, perché stiamo facendo un'analisi adesso, il dibattito sulle fake news contiene più fake news di quante ce ne sono state. Gli atteggiamenti, oltretutto gli atteggiamenti di condivisione, dei metodi attuali di condivisione, sono stati molto efficaci. Abbiamo triplicato il numero di fonti di informazione alternativa e il numero di post che vengono emesse. E il World Economic Forum è dal 2013 che ne parla e utilizza questo modello. Il motivo è la globalizzazione e la necessità di narrazioni che non arrivano dai giornalisti, perché nella maggior parte dei casi abbiamo a che fare con concetti di probabilità, incertezza e concetti scientifici che la gente non è in grado di digerire. Il problema dei vaccini nasce da questo, per esempio. E il modello standard ormai è confirmation bias, crea l'eco chamber creano la polarizzazione. Nell'ambito della polarizzazione entrambe le parti utilizzano informazioni per via strumentale. Lì parte il fenomeno fake news, ma il fenomeno fake news è errato, va declinato. Esiste la propaganda, esiste l'informazione intenzionalmente disposta, esiste la misinformation. Abbiamo una fenomenologia molto articolata che rischiamo di appiattire e fondamentalmente distorci il fenomeno. Infatti con Agicom adesso stiamo partendo con una commissione per studiare il fenomeno in profondità rispetto alle problematiche in Italia per quanto riguarda il problema del giornalismo. L'essere umano, questo è uno studio che abbiamo fatto nel 2016, e fondamentalmente l'essere umano, se gli metti di fronte informazioni che vanno a contrasto, lui semplicemente le ignora. E non capita ai troll, non capita soltanto ai troll. Quelli più attivi sono gli utenti particolarmente, quelli più attivi che interagiscono con i post di debunking in genere sono quelli più attivi, e l'esposizione al post di debunking causa un rinforzo. Questo non significa che il debunking non serve, il debunking è utile alla classe di persone che è predisposta a quel tipo di informazione, ma completamente ininfluente per cambiare la polarizzazione, anzi in alcuni casi polarizza. Vediamo l'esempio di Burioni. Abbiamo fatto chiudere la colonna, vabbè, questo non è niente, insomma, il World Economic Forum utilizza questo modello dal 2015, dal 2016, quello che stiamo facendo adesso, l'iniziativa che stiamo facendo adesso, siccome il problema è una discrepanza tra elite e persone, vanno ricreati fondamentalmente dei ponti tra scienziati, testate giornalistiche, istituzioni e le persone. Stiamo facendo dei progetti con la London School of Economics e con Zeit per studiare il fenomeno dell'immigrazione, come viene percepito e come interagire attraverso i giornalisti per dare nuove fonti narrative che evitino, saturino lo spazio che adesso è lasciato vuoto dall'incompetenza giornalistica. E fondamentalmente il nostro auspicio, il mio auspicio è quello che l'analisi di questo fenomeno sia fatta su base quantitativa e non speculativa, perché torneremo a fare una serie di supercazzole, se mi concedete del termine, senza poi centrare effettivamente il problema. E il problema è molto articolato, siamo molto lontani dall'averlo capito scientificamente, e su questo sembra che più o meno siano tutti quanti d'accordo, tranne che in Italia, nonostante sia basato sul modello nostro. Quindi io avrei finito. Ho capito quest'ultimo passaggio, se lo articola un po' meglio, cioè perché l'Italia non è... L'Italia tende, nel dibattito per quanto riguarda le fake news, sto partecipando e seguendo un pochino il discorso, c'è una tendenza accademica all'approccio al problema che tende a oversemplificarlo e praticamente cercarlo di incastrarlo su paradigmi che sono vecchi, sono
presenti di quando internet non c'era. La presenza di internet causa un cambiamento strutturale nei processi sociali che fondamentalmente va tenuto da conto come piattaforma, cioè Facebook, Google introduce un marchingegno nuovo che fondamentalmente è un ibrido, non è un media broadcaster, non è un ente di diffusione. Esiste la necessità, almeno dal punto di vista dell'interlocuzione con i discorsi con l'Oxford University, Cambridge e vari, che va instaurato un ente terzo di monitoraggio sui social, Google e Facebook, perché un giornalista, un giurista non può interfacciarsi con questo tipo di tecnologia perché c'è una quantità spaventosa di problematiche relative all'algoritmica e alla data science. Quindi in Agicom stiamo cercando di strutturare una proposta di questo tipo in maniera tale che un ente terzo possa permettersi di monitorare, con dei privilegi ovviamente di accesso ai dati con Facebook e Google, per monitorare e tutelare quello che stanno facendo i cittadini. Ovviamente questo in ambito istituzionalizzato europeo. Cioè il potere è lo strapotere di Google e Facebook, perché determinano i processi sociali che sono basati sul sfruttano il confirmation bias, polarizzazione, pure la comunità dei debunkers, la comunità degli scienziati segue esattamente le stesse identiche dinamiche. Siamo tutti figli della stessa scimmia fondamentalmente. Il problema è che davanti in questo sistema di Facebook c'è bisogno di un ente di mediazione che noi stiamo cercando di fare a Ginevra nell'ambito del World, con i ragazzi del World Economic Forum, persone dal mondo dell'accademia e testate giornalistiche, per creare questo fronte ed affrontare il problema in maniera quantitativa con progetti mirati, tipo l'immigrazione, tipo la percezione delle vaccinazioni, che quali sono i veri drive che portano le persone a scostarsi così tanto dal pensiero mainstream, perché è lì che bisogna intervenire, con una proposta narrativa diversa. Perché adesso stiamo facendo una narrazione che fondamentalmente reinterpreta e autopromuove se stessa. Il fact-checking non è altro che la promozione di se stessi con un bollino. Cioè l'informazione è vera perché l'ho certificata, semplicemente viene ignorata. Il first draft, Claire Wardle mi chiese di partecipare al progetto, rifiutai e infatti è stata cacciata dalla Columbia, dal Tau Center della Columbia. Cioè questa tendenza al fact-checking è stata abbandonata. Zeit ci ha telefonato dicendo il fact-checking, ragazzi, ok, lo sappiamo, che dobbiamo fare? È stato questo ormai il passaggio. Andrebbe un attimino portato a livelli un po' più alti, perché probabilmente il fact-checking serve come pezza d'appoggio ad un'elite che cerca di fondamentalmente mettere delle pezze e giustificare se stessa. Il problema è un altro. Confirmation bias, comunque, siamo tutti figli della stessa scimmia. Quindi è come evitare che ci sia questo meccanismo di confirmation bias alimentato da chi ha interesse a promuoverlo? Riempendo degli spazi narrativi. Riempendo certo. Gli spazi narrativi. È chiaro, interessante questo. Bene, grazie professor Quattrocchi. Adesso do la parola al dottor Davide Puente, che è un esperto di banking. Prego. Buongiorno, cerco di essere breve, appunto perché ho visto che abbiamo poco tempo. Diciamo che sia io che il mio collega Michelangelo Coltelli facciamo un po' quello che è il lavoro sporco, cioè noi andiamo, riceviamo le segnalazioni da parte degli utenti, vediamo un po' qual è il comportamento online, nei social network e via dicendo, e andando a scovare sostanzialmente quelle notizie che sono state alterate o create ad hoc per diffondere quello che viene comunemente definita fake news, o come prima si parlava di bufala. Poi il termine bufala è un po' cambiato, stiamo parlando di vere e proprie diciamo operazioni, io oso dire a volte anche criminali. Vi voglio parlare di quello che ha anticipato prima Paolo Attivissimo, di quelle fabbriche organizzate, quelle piovre di siti strutturati che pian piano nel tempo sono stati individuati nella rete. Ci sono appunto principalmente due categorie, io ho preferito dividerle un attimo, di persone che tendono a costruire appunto queste strutture per fini a volte diversi, a volte abbastanza simili. Prima di tutto ci sono quelli che puntano alla monetizzazione, quindi la diffusione attraverso siti strutturati di notizie false alterate per guadagnare denaro. Stiamo parlando, se vogliamo parlare proprio di cifre, un milione di visualizzazioni di pagina di un sito internet con dei banner ben posizionati e magari con contratti con aziende che forniscono banner pubblicitari, con contratti ben fatti, un milione di visualizzazioni possono portare anche a 2.000-3.000 euro in tasca ai proprietari dei siti. Già l'anno scorso abbiamo parlato di queste reti, era stato dichiarato pubblicamente che avrebbero guadagnato addirittura, permesso un pochi, per quanto mi riguarda si parlava di 50.000 euro in un anno, quindi stiamo comunque parlando di cifre comunque importanti,
ricavate utilizzando e sfruttando la credulità delle persone, sfruttando il loro, la loro voglia di sapere informazioni che magari agevolano e rafforzano la propria credenza. Il problema però principale in cui mi ritrovo davanti è quando questi siti diffondono per queste piovre, queste attività di creazione di fake news, si lanciano nell'ambito politico-sociale. A parte la questione dei vaccini, che è quella più sentita in questo periodo, però io negli anni sto seguendo parecchio siti che trattano soprattutto il tema di odio, dell'ambito politico e via dicendo. Stiamo parlando di siti che inizialmente erano piccoli, poi pian piano sono cresciuti in maniera molto strutturata, con dei sistemi molto strutturati, creandosi proprio dei gruppi di persone che hanno agevolato questa diffusione dei loro contenuti, diventando dei veri e propri punti di riferimento per un determinato tipo di target di lettori. Siti però che si sono spostati soprattutto sul tema della diffamazione, sul tema dell'incitamento all'odio, poi anche di istigazione a delinquere. Nell'ultimo periodo, uno di questi siti di cui vi citerò, molti dei loro articoli finiscono con "bisogna fare qualcosa a qualsiasi costo", anche con contenuti abbastanza pesanti, con definizioni anche di alterazione della percezione della realtà, in cui all'improvviso persone che per esempio attaccano un hotel che ospita immigrati per senso di patriotismo, appunto le persone che hanno fatto un reato, hanno danneggiato dei concittadini, si vengono definiti patrioti. Quindi c'è l'esaltazione all'attività di delinquenza di danneggiare un qualcuno. Diffamazioni ce ne sono parecchie, c'è persino, ho visto in uno di questi articoli, c'era la foto del presidente di Medici Senza Frontiere in cui si diceva: signori, attenzione alle vostre figlie perché questa persona sta facendo determinate cose. Cioè, è pura diffamazione. Il sito di cui vi sto parlando si chiama Vox News, che tra l'altro l'ho visto anche in parecchi parlamentari condiviso nelle loro bacheche Facebook, sto parlando in generale tra Camera e Senato negli anni, non solamente in questa legislatura. Ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari che addirittura sono andate anche a difendere questo sito con la scusa della libertà di espressione. Ma il problema è che la libertà di espressione dove finisce? Perché quando tu con la tua libertà stai rovinando la vita di un'altra persona, a quel punto bisogna intervenire, devi pagarne le conseguenze. Questo sito nell'arco degli anni ha continuato. Io ho presentato una denuncia, viene altamente condiviso, soprattutto adesso, perché si è ancora di più strutturato, sta guadagnando un sacco di denaro. Denaro che viene da Google e da Amazon, quindi stiamo parlando sempre di quei enti abbastanza, insomma, ben conosciuti, che però forniscono banner pubblicitari senza un effettivo controllo. Noi come The Banker abbiamo fatto un po' tutti questi anni il lavoro sporco di andare a spulciare tutti i contenuti che ci vengono segnalati, a spiegare agli utenti cosa c'è dietro, come vengono alterati, come vengono presi in giro, come vengono appunto portati a credere determinate cose. E se volessimo guadagnarci, ci guadagneremo tantissimo, perché ormai sappiamo i meccanismi, sappiamo tutto di come funzionano, come si può anche evitare anche di essere scovati. Noi potremmo veramente fare tantissimi soldi di questa cosa. Preferiamo non farlo perché abbiamo un codice etico nostro che ci impone appunto di dare un servizio verso la comunità. Il problema è che poi questo servizio si traduce in, per esempio nella mia persona, ma anche nella persona del mio collega Michelangelo, in minacce, a volte anche di morte, ci troviamo insulti, diffamazioni di ogni genere. E a questo punto ci tocca anche noi tutelarci, attivando appunto i classici sistemi come sono la denuncia e via dicendo. Il problema poi è che ci troviamo anche in una situazione in cui, anche se tu denunci uno di questi siti, la giustizia è lentissima, ma nel frattempo internet è veloce e ci troviamo che la diffamazione o queste notizie false che alterano la realtà e alterano appunto il processo democratico di un paese vanno talmente veloci che la magistratura è troppo lenta. Io qua vi posso fornire le risposte per quanto io riesca a rispondere alle domande che vorrete porci. Spero che voi capiate qual è la situazione, perché tempo fa ci dicevate, non voi ma in generale, ma voi vi occupate di bufaleine, cioè di cose piccole, di cose stupide, eccetera. Noi diciamo: attenzione che dalle piccole cose, se la gente crede a una piccola bufala, è tendente anche a credere a qualcosa di un po' più serio. Ci troviamo in questa situazione, è uscita fuori appunto con la questione di Trump, ma c'era già prima, il problema c'era già prima, sta crescendo ancora di più. Bisogna trovare una soluzione per affrontare questo fenomeno. Noi The Bankers possiamo arginare, ma non siamo effettivamente la completa soluzione, siamo un tassello che può far parte della soluzione,
E quale può essere la soluzione? In questo caso, come abbiamo detto anche i miei colleghi qua, bisogna studiare anche bene il fenomeno, ci mancano dei dati. Noi, per quanto riguarda The Bankers, riusciamo a fare appunto la verifica di un fatto, la verifica di una situazione in cui viene diffusa e riconoscerla come fake, poi ci sono tutte le discussioni di cosa è fake oppure no, e anche lì stiamo lavorando anche su quello. Però bisogna fare uno studio molto più approfondito e bisogna anche coinvolgere altre personalità che si occupano di altri settori, come quella della sociologia, della scienza, dell'istruzione, insomma, abbiamo qua tutti gli elementi. Non possiamo dare una risposta immediata, possiamo dare un percorso. Bene, allora se lei ha concluso, continuiamo con gli altri esperti. Io darei la parola dunque a Michelangelo Coltelli, che è il fondatore del blog. Prego. Butak. Buongiorno. Devo dire che io non mi sono preparato, come invece vedo che hanno fatto tutti gli altri, anche perché, non sapendo quando parlavo, il rischio era che ripetessimo le stesse cose. Ho ascoltato quello che hanno detto i colleghi, ho ascoltato quello che ha detto Walter, che onestamente di tutti quelli qua dentro è l'unico che studia i dati, veramente. È quello che va ad entrare ai computer, va ad analizzare, vede quello che si dice. Con Walter, con Paolo, con David siamo in contatto, ogni tanto cerchiamo di condividere un po' di informazioni sull'argomento. Una cosa che per me è molto frustrante, io sono venuto oggi molto indeciso se esserci o non esserci, è il fatto che prima di tutto, come ha detto un po' in parte Paolo, il problema siete voi, cioè voi nel senso chi rappresenta i cittadini. Se le istituzioni per prime, se chi è stato eletto per rappresentare tutti noi cittadini non comincia a capire che le sue bacheche Facebook non sono casa sua, non sono un giardinetto, ma sono un luogo pubblico e qualsiasi tono urlato, qualsiasi modo sgarbato con cui comunica con quelli che lo seguono perché l'hanno eletto, per cui magari leggono la sua bacheca, è di base sbagliato. Quando non c'era internet, probabilmente i politici erano esattamente uguali ad oggi, ma non avevano un canale di diffusione che gli permetteva di raggiungere tutti i loro elettori in casa e i giornalisti forse evitavano di pubblicare sciocchezze, nel senso che il politico magari diceva qualcosa di fuori dagli schemi o una bufala e il giornalista la verificava e cercava di inquadrarla meglio. Oggi non è così. Oggi tutti condividete tutto. Io mi sono guardato le bacheche di tutti i membri della Commissione, ma non soltanto della Commissione, in generale di molti parlamentari. E purtroppo vi devo dire, a me è una cosa che fa venire voglia di pigliare, fare le valigie e andare da un'altra parte. Perché mia moglie è di Londra, mi guardo le bacheche anche dei politici inglesi e magari nel privato dicono le stesse cose, ma in pubblico ci stanno molto attenti. I toni denigratori tra un politico e l'altro sono vergognosi. Sono vergognosi, mi hanno proprio depresso, mi hanno trasformato l'amore che potevo avere per la corretta informazione e per quello che le istituzioni dovrebbero rappresentare, cioè i cittadini, in odio. In odio, perché quando mi rendo conto che le bacheche purtroppo di quelli che dovrebbero governare tutto il paese, anche se li ha eletti qualcuno, bene o male devono governare per tutti, trasudano a loro volta odio e spacciano e condividono una bufala dietro l'altra, è molto deprimente. E io collaboro con la Federazione Nazionale dei Medici, anche lì hanno dei problemi, la pseudomedicina viene diffusa costantemente su internet, Walter parlava appunto prima della problematica vaccini e l'analisi che ha fatto purtroppo è in buona parte corretta, nel senso che la pseudomedicina sta crescendo anche per colpa di questa polarizzazione folle che viene fatta dai vari gruppi. L'Ordine dei Medici ha scelto proprio invece di fare le cose in maniera più silenziosa. Non vedrete, a parte un professor Burioni che appunto polarizza in una maniera forse esagerata da un lato, gli altri medici per lo più stanno cercando di fare divulgazione sempre più spesso in maniera scientifica, in maniera semplice, in maniera pulita, senza dire quel medico antivaccinista è un imbecille, perché darsi addosso a vicenda non serve a niente, serve soltanto a creare squadre di tifosi. Tifosi che dicono, ah, quello ha detto che quell'altro è un imbecille, e ci ritroveremo di fronte appunto a una platea polarizzata dai medici, dai politici, da Google, da Facebook, che non cambierà mai idea, che non cambierà mai opinione, che non capirà mai che ci stiamo scannando da poveracci. Perché alla fine quello che stiamo facendo è questo. La diffusione di questo genere di bufale, la diffusione di questo genere di rabbia, di contenuti urlati, non fa altro che spianare la strada ai truffatori.
Voi non ve ne rendete conto, ma la rete oggi è piena di truffatori, non soltanto quelli di cui parlava Paolo o David, che creano contenuti falsi per divertimento politico o altro. No, no, proprio truffatori che vanno nelle tasche degli italiani a rubargli soldi, convincendoli che ci sia questo movimento che gli aiuterà a non pagare i debiti al fisco italiano, ci sia quest'altro movimento che gli aiuterà a non fare questo, quest'altro, a guadagnare moltissimo alla faccia del fisco italiano. E la cosa che a me sconvolge ancora di più è che i soggetti che fanno queste truffe, la nostra magistratura in buona parte li protegge. Walter ha appena detto una cosa a me mentre parlava Paolo, mentre parlava David, dicendomi non siate vittime perché non vi fa bene. Io però ho appena speso 900 euro per difendermi da un avvocato truffatore residente a Budapest che mi ha fatto causa. È un truffatore, lo Stato ha riconosciuto che è un truffatore, ma tanto lui è a Budapest. Io mi sono dovuto difendere da questo soggetto. Questo soggetto in un anno e mezzo ha fatto svariate decine di migliaia di euro con truffe su cittadini italiani. È intoccato perché tanto è avvocato. È vergognoso che a questa gente venga permesso di continuare a fare così e a comportarsi in questa maniera. Non per quello che riguarda me, per quello che riguarda i cittadini italiani. Purtroppo questi soggetti campano della linfa che gli dà la polarizzazione della rete. Più hanno gruppi polarizzati, più sanno dove andare a pescare con certezza. Perché se sai che c'è un gruppo che è polarizzato sull'argomento debiti, fisco, che ha magari appunto debiti con Equitalia, che è diventato uno dei grandi nemici degli italiani, pur essendo un'istituzione importante, cioè senza chi recupera i debiti dei cittadini alla fine il paese non può lavorare. Però esistono utenti polarizzati che ce l'hanno con Equitalia, io vado a lanciare un piccolo amo a questi utenti polarizzati e tiro su le sacche di soldi e nessuno fa nulla. E questa gente continua a poter tranquillamente operare e a volte, purtroppo, è pubblicizzata da vostri colleghi, da voi stessi, cioè da parlamentari che decidono di cavalcare queste sciocchezze. Lo fanno perché ci credono, lo fanno perché sono in malafede, vogliono raccogliere più condivisioni, vogliono raccogliere più elettori, non lo so, chi deve studiarlo probabilmente sono proprio le persone come Walter e i centri di raccolta dati che possono permettersi di analizzare questo. Noi umilmente ci siamo messi a fare questo solo e soltanto per passione, amore per la corretta informazione, tempo libero, perché lo ammetto, per me, per David, credo anche per Paolo, è diventato quasi un lavoro non pagato, lo facciamo perché ci piace. Vi faccio una conclusione veloce. Si è parlato di giornalisti che andrebbero licenziati o altro. A Bologna c'è stato un incontro in una stanza come questa, in comune. A parlare c'era un giornalista molto noto perché diffonde più o meno settimanalmente un quantitativo di bufale esagerate, e il titolo della conferenza era Le fake news in Italia. Cioè lui era chiamato come esperto non a diffonderle, ma di corretto giornalismo, ed è un soggetto con residenza non in Italia, ma vicino al nostro amico Paolo Attivissimo, non facciamo nomi perché non si fanno mai, che le diffonde costantemente, ne ha diffusa una ieri l'altro. Ho già avuto la smentita dalla polizia tedesca sull'ultima bufala che ha diffuso, ma viene considerato dalla stampa e dai comuni che lo invitano a parlare di questo argomento come una persona rispettabile che deve parlare di queste cose. Ci rendiamo conto dove stiamo finendo? La ringrazio moltissimo per questo, questo problema, perché noi siamo in sede parlamentare e dunque è giusto che qui ognuno si assuma le proprie responsabilità. Io penso che esiste questo problema in Italia. Ci sono politici che sono parte di questo Parlamento che usano toni sempre esasperati e che non si sottraggono neanche all'esercizio di accanirsi su colleghi in modo anche strumentale e non attraverso informazioni riscontrate, ma attraverso appunto disinformazione. Quindi la commissione qui ha un senso proprio per quello che dice lei, cioè fare una commissione su questo vuol dire anche fare un'autocritica e far capire che il problema non è solo esterno, perché se i politici, che sono espressione di chi li ha eletti, si esprimono con queste modalità, cosa può arrivare alla gente? Arrivare alla gente vuol dire che alla fine tutto questo è possibile, perché se lo fanno quelli che siedono in Parlamento, perché no? Quindi ha un valore diseducativo fortissimo e io condivido la condanna di queste modalità. Questo è uno dei motivi per cui ho istituito questa commissione. Quindi
partendo dal presupposto che non siamo tutti uguali, che non tutti i parlamentari seguono le stesse modalità di comunicazione, perché non vorrei che passasse l'idea che qui ognuno di noi usa questi strumenti, perché non è così, però è anche vero che il problema ce l'abbiamo in casa e questo problema poi ha delle ricadute enormi all'esterno. Adesso io do la parola a Michele Mezza, che appunto non so se è parte o è il fondatore di digdig.it. Prego. Sì, grazie Presidente. Io sono qui con il professor Toni Muzzifalcone, che è il vero fondatore. Io, come al solito, mi metto nella scia. E DigiDig è una community che si è raccolta intorno a un'idea, che è quella dell'algoritmo come spazio pubblico. Ma prima di entrare in questo tema, io vorrei appunto intanto ringraziare per l'invito, soprattutto per una seduta che vedeva ricordare Stefano Rodotà, con cui tempo fa avemmo un incontro, e proprio confermando il metodo di cui parlava la Presidenta e di grande disponibilità, il tema era un po' la seconda release della Carta dei diritti, in un momento in cui proprio con Rodotà si discuteva a Napoli di come dai diritti forse bisognasse porre un tema che era integrativo e completava il ragionamento che è tutto iscritto nella Carta, che è quello del conflitto e del negoziato nella rete. Perché il tema vero, ed è il motivo per cui è importante che la terza istituzione di questo Stato abbia creato un luogo di lavoro e lo mantenga aperto rispetto a una rete che vede una simmetria di poteri ormai insostenibile. Tra l'altro l'astuzia della storia ha voluto che proprio nel giorno dei funerali di Stefano Rodotà Google ammettesse, prendendo atto dei dati, che di non poter più continuare, almeno pubblicamente, a continuare a usare i dati che ricavava da Gmail per organizzare le micro campagne di pubblicità. Piccolo dato, Gmail sono 12 miliardi di account, cioè Google regna su una volta e mezza l'intera popolazione del pianeta. Allora, questo ci pone un tema che ritorna sulle fake news, su cui io non dico che ho una visione diversa, insomma non me lo posso permettere, non sono nessuno, ma proporrei un ragionamento un po' collaterale, partendo da una constatazione che rischia di distorcere anche le migliori volontà di intervento, e cioè il fatto che la rete non è un media. E il tentativo di trasporre nella rete categorie, modalità, ragionamenti e regole che noi mutuiamo dal mondo che frequentiamo di più, che è quello dei media, io credo che ci porti fuori strada. Io capisco che chi ha un martello tutti i problemi diventano dei chiodi, ma questo non è un chiodo. La rete è una protesi organizzata della vita umana, dove l'attendibilità e il valore delle affermazioni, questo è il passaggio di qualità, se no non capiremmo la rivoluzione, non spetta a chi parla, spetta a chi ascolta. La selezione si fa valle, non si fa monte, perché questo è il cambio filosofico nel mondo. Il concetto di partecipazione è dato da un cambio di baricentro, altrimenti noi non capiremmo quello che è successo. Non è che l'internet è un megafono, per cui, ed è il motivo per cui i giornali, adesso io faccio il giornalista, però lasciatemelo dire, grazie a Dio non guadagnano facendo i giornali sulla rete. Come si dice a Roma, non se può fa. Allora, il tema è capire questo giaguaro dove va, perché noi rischiamo di fare una fotografia tutte le volte a un qualcosa che sta da un'altra parte. E questo tema, insomma, delle fake news, a mille aspetti, Quattro Ciocchi mi convinceva molto dicendo: intanto togliamo dal campo il fatto che esistono i professionisti del fact-checking. Non è un mestiere. Uno che si mette il camice bianco e dice: adesso vi dico ciò che è vero e non è vero. Anche questo, grazie a Dio, è intollerabile nella nuova cultura a rete. Quello che c'è però, e l'esperienza di questa commissione è uno straordinario punto in avanti, riguarda il fatto dei poteri,
Allora, noi siamo alla vigilia, fra 12 mesi, non 15 anni, cioè now casting oggi, di fronte al fatto in cui il 51% dei contenuti in rete non saranno prodotti da esseri umani. Allora, il primo tema che io mi auguro che un legislatore di uno Stato metta in una linea decisionale, non solo nazionale ma anche sovranazionale, è il diritto del cittadino a sapere con chi sta parlando, se con un bot o con un essere umano. Questo è un primo punto che io credo sia indispensabile. Io voglio, scusatemi, io preferirei che in un paese fosse trasparente il fatto che dall'altra parte dello schermo non ci sono delle potenze tecnologiche finalizzate che organizzano un'intelligenza per avere un potere di pressione che supera la dimensione umana. Perché se è così, sicuramente c'è un obiettivo, e allora io mi devo porre il problema di capire qual è questo obiettivo. Il secondo punto è che sotto il sottotitolo di DigiDiga è tecnologia di libertà, che in realtà non è solo una banalità, è una citazione che viene da un grande italiano che avviò un vero e proprio pensiero italiano della rete, che è Adriano Olivetti. Lui in un discorso nel 59, immaginate, all'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, presentava l'ultimo calcolatore Lea, ma aveva già nel cassetto il progetto della programma 101, parlò dell'informatica come tecnologia di libertà che dava all'individuo il potere di relazione. Ecco, io credo che questo sia il tema che uno Stato debba presidiare. Cioè come sulla rete le notizie non sono gerarchia, ma sono relazioni sociali. E come tale vanno organizzate e gestite e bonificate a norma della legge del codice civile e penale lì quando vengono alterate. Però sono relazioni sociali, non sono azione di top down. Da questo punto di vista mi convince molto una delle definizioni che dava Luciano Floridi quando dice che noi siamo di fronte a una situazione in cui le pubbliche istituzioni hanno appaltato ai service provider la riorganizzazione dell'intero circuito informativo nel mondo. Appaltato. E qual è lo strumento che interpreta questo appalto? Sono forme sempre più avanzate e accelerate di intelligenza artificiale, o meglio ancora, sono algoritmi. Noi tutta la nostra giornata passa nel far impaginare i nostri pensieri da algoritmi. Come questi algoritmi rispondono a delle norme normali? Ad esempio, di libero accesso, non alla rete, ma gli algoritmi, perché se gli algoritmi stanno determinando, ma già Obama ce l'aveva spiegato prima di Trump, la raccolta del consenso, il tema è un algoritmo potente, predittivo e prescrittivo, può rimanere di proprietà privata nel momento in cui altera le relazioni politiche e istituzionali? Io credo di no. Del resto, noi ne, insomma, per 20 anni, giocando a guardie ladri sulla questione, insomma, del conflitto di interesse, abbiamo in qualche modo comunemente stabilito che alcuni poteri che alterano le relazioni sul campo politico non possono essere di proprietà esclusiva. Allora, il tema è: può una potenza tecnologica disporre in maniera esclusiva? No, ma questo Stato già ce l'ha raccontata questa storia con la vicenda dell'Agenzia del Farmaco. C'è qualcuno che parlava, ma se qualcuno, insomma, di noi inventa un farmaco, che cosa fa? Va all'Agenzia del Farmaco e l'Agenzia del Farmaco cosa gli chiede? Di mettere sul tavolo il principio attivo, la molecola, il sistema produttivo, il modello distributivo e le conseguenze. E poi di ripassare quando, insomma, l'agenzia valuterà. Questo per un'evidente esigenza di pubblico servizio. Allora, il tema è un algoritmo
oggi è meno pervasivo nella sua capacità squilibrante delle relazioni sociali di un farmaco? Io credo di no, tanto più in prospettiva, a 12, 18, 36 mesi, per quello che sarà la rete e su quello che voi dovrete legiferare, non con la rete che è adesso. Allora, su questo, io adesso non voglio fare captatio benevolenza, però vedo l'onorevole Quintarelli, ho letto insomma la proposta sulla questione dell'apertura, perché di questo si tratta, ma dell'iPhone, è un tema di sovranità nazionale, ma è evidente che è un tema di sovranità nazionale. E questa è una partita che si gioca solo in termini legislativi? Ecco, io penso di no, perché se non siamo in grado di attivare modelli e comportamenti conflittuali, negoziali, questa rischia tutte le volte di essere un negoziato tra istituzioni e poteri che non sempre... Con le piattaforme, dice. Certo. Che non sempre sono trasparenti. Allora, io credo, ad esempio, che uno dei temi in cui riflettere è trovare delle forme di necessario confronto con soggetti che sono all'altezza di questo livello. Chi? Ad esempio le città. Oggi le città sono i soggetti validatori degli standard tecnologici e non le possiamo considerare solo insomma dei utilizzatori passivi, le smart city. Noi pensiamo a quello che diventerà la brain city, cioè il passaggio insomma della città alla meccanica digitale, alla intelligenza artificiale. Una città deve avere l'accesso al codice sorgente? E questa cosa non è un principio estremista, lo ha stabilito, immagino che sia stato già tema di discussione, una sentenza del TAR del Lazio del marzo scorso, che su un ricorso di un insegnante per quanto riguarda l'algoritmo che organizzava le graduatorie del MIUR, ha ottenuto dal TAR il principio per cui nella pubblica amministrazione tutti i dispositivi digitali devono rendere disponibile all'utente il codice sorgente. Ecco, io credo che su questo si possa aprire una straordinaria campagna per dotare questo Paese di forme progressive, ripeto, non logiche di veti, perché la rete ci insegna che più gente mette le mani, più evolve l'intelligenza, non regredisce. Questo è il tema. Ecco, io credo che su questi punti si debba ripensare una seconda fase di questo straordinario cantiere. Grazie. Sì, la ringrazio, dottor Mezza. Volevo anche ricordarle che nella dichiarazione che noi abbiamo fatto insieme a questa commissione c'è appunto l'articolo 9. L'articolo 9, nella sua semplicità, stabilisce dei paletti. L'articolo 9, leggo, sono poche righe, dice che ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in rete. Poi dice che la definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato. Terzo punto, dice che l'uso di algoritmi e le tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che li riguardano. Quindi sono principi che noi abbiamo voluto includere perché... Eh sì, perché ci siamo resi conto che questa è una frontiera sulla quale bisogna lavorare, perché è fondamentale quello che lei ci ha messo in evidenza. E allora adesso io do la parola al dottor Buzzi Falcone, sempre di digit.it. Io la ringrazio molto, Presidente, ringrazio... Io avevo già rinunciato al mio intervento perché avevo chiesto a Michele di inserire anche alcuni degli argomenti che volevo affrontare. Dico solo una cosa proprio per rendere conoscenza di questo a questa commissione. La cosa più importante che ho imparato in 2 anni, un anno e mezzo ormai, di questa DigiDig, che è una community di persone che hanno questa mania sostanzialmente, io sono fra questi, è che
la relazione personale analogica è infinitamente più forte e più importante di quella digitale. E quella digitale sta per dominarci attraverso gli algoritmi. Quindi noi dobbiamo, prima che gli algoritmi diventino tutti intelligenti, per fortuna non lo sono ancora tutti, e prima che si attuino le peggiori previsioni di cui Michele ha parlato prima, dobbiamo riappropriarci di utilizzare quello che c'è nel digitale per poter rafforzare l'analogico. E quindi questa è una visione un po' reazionaria, se volete, ma secondo me va oltre, diciamo così, perché sennò siamo fritti. Allora, io ho fatto una cosa con Michele e altri in questi ultimi mesi. Abbiamo rivitalizzato una testata digitale che si chiama e si chiamava romacapitale.net e che l'abbiamo riavviata. E questo spazio digitale si propone, è già da 3 settimane in rete, si propone di essere una specie di piattaforma dove tutte le forze che vogliono, e sono tantissime perché abbiamo censito 88 gruppi in queste 2 settimane che vivono a Roma e agitano a Roma e si muovono a Roma per migliorare la qualità della vita in questa orrenda città ormai, purtroppo. E quindi usiamo lo spazio digitale per rafforzare e coagulare il rapporto fra tutti questi gruppi, associazioni industriali, commercianti, artigiani, immigrati, ovviamente attivisti civili, eccetera, stiamo cercando di metterli tutti assieme intorno ad uno spazio digitale che gli consenta di esprimersi e di sviluppare attività che servano a migliorare la situazione di questa città. Nulla contro il Comune, nulla contro i partiti dell'opposizione, non siamo assolutamente in questa partita diciamo che non ce ne importa più nulla. Siamo disperati che questa non sia più la città eterna e quindi ci stiamo dando da fare utilizzando gli algoritmi, utilizzando DigiDig, utilizzando tutto quello che abbiamo a disposizione per cercare di impedire la morte di questa città. Grazie, scusate. La ringrazio e allora adesso io darei la parola ai colleghi deputati e agli esperti per intervenire. Allora, onorevole Palmieri, prego. Io grazie, sarò lapidario perché purtroppo ho un altro appuntamento perché dobbiamo continuare a lavorare per voi nonostante quello che qualcuno tra noi mette online. E quindi 4 proprio flash. Credo, a parte gli ultimi 2 interventi che meriterebbero un'altra, che aprono un'altra questione rispetto al tema che ci ha convocato qui oggi e del quale poi vedremo la Commissione che cosa vorrà fare. Quattro cose, dicevo. Il primo, credo che il nostro stare qui oggi testimoni la fine, ancora una volta, grandioso, e ancora una volta della distinzione tra reale e virtuale. Perché questa, però, è un'acquisizione culturale che anche tra noi ancora resiste. Tra noi intendo non solo in questo palazzo, ma anche in coloro che fanno narrazione, cioè che coloro che gestiscono i media sostanzialmente, che quando parlano del mondo online ancora asseverano questa distinzione come se fosse un virtuale che non ha a che fare con la realtà. E quindi è importante ogni volta che devo ribadirlo e quindi oggi incontro è importante anche per questo. La seconda questione, questa l'ho già scritta in un paio di contributi, dico le testate così già si capisce, uno sul Foglio, uno su Formiche. Non staremmo qui oggi se avessero vinto, se negli Stati Uniti avesse vinto chi doveva vincere secondo l'establishment, non staremmo qui oggi se Brexit non fosse accaduta e molto in subordine se il referendum italiano di dicembre avesse avuto un altro esito, perché questo ha creato l'urgenza del tema. Io ho conosciuto, non personalmente come vi ho detto oggi siamo usciti da Twitter, il lavoro di Paolo Attivissimo nel 2004 quando ho messo online per Forza Italia il sito Caccia alle Bufale Online, che intendeva rispondere a tutte le fake news, diremmo oggi, o le bufale che venivano dette contro il governo Berlusconi inventando cose di sana pianta.
2004. E ricordo a me stesso che sul Monte Sinai qualcuno con la Q maiuscola, dando in meno di 10 tweet, 10 indicazioni all'umanità, al punto numero 8 parlò della falsa testimonianza. Quindi insomma, diciamo che la questione è effettivamente connaturata alla natura dell'essere umano. Però oggi stiamo, non saremmo qui se non fosse successo questo. Quindi è una, diciamo, pura reazione di un pezzo di establishment che ci ha condotto qui. Dopodiché il tema è vero. E vado alla terza questione che riguarda, che sta nella parola responsabilità. Responsabilità nostra. Responsabilità di chiunque è responsabilità. Gioco di parole molto semplice a dirsi, quindi comporta le istituzioni a ogni livello, comporta il mondo accademico, comporta le scuole, comporta i giornali e i giornalisti, i media in generale, e quindi questo è il tema a cui questa questione ci richiama tutti, perché i primi spacciatori di fake news, lasciatemelo dire, sono più di 20 anni che in questo paese, tra, diciamo così, il combinato disposto di magistratura e gogna mediatica ha rovinato vite a persone in modo a volte anche definitivo, su notizie che non, su reati o su notizie che non c'erano, ben prima che scoppiasse il tema delle fake news online. Chiudo. Io non so se siamo chiamati a fare leggi su questo, non lo so. So, dal mio punto di vista, che tutti i reati esistono già e sono già codificati. Il tema è quello che la magistratura, che chi deve colpire i reati una volta che sono asseverati, intervenga puntualmente e prontamente. Questo è un tema di funzionamento, proprio in funzione della fine della distinzione tra reale e virtuale. Immaginare che ci siano dei reati, diciamo così, del virtuale o del digitale in senso proprio, non mi sembra proprio, anche qui una forzatura che nuovamente ci riporta appunto all'inizio come nel gioco dell'oca. Quindi io, diciamo, mi fermo qui, chiudo con un aneddoto. Campagna elettorale per il 2013, e posso dire, tanto Berlusconi lancia restituiremo, no, l'IMU che avete pagato l'anno. Parte un meme online immediatamente, foto di Berlusconi con la mano dove si tiene il portafoglio e gli fanno dire le cose più ridicole da un lato, più astruse dall'altro, più infamanti da un altro lato. Noi monitoriamo questa questione e alla fine decidiamo di intervenire nell'unico modo possibile, facendo il nostro. E allora, con il mio gruppo di lavoro, abbiamo fatto il nostro e c'è la stessa immagine con Berlusconi che diceva restituiremo, spero non offende nessuno elettore presente, restituiremo Monti alla Germania. Il risultato di questa azione è stata la fine della campagna. E che poi tutti i media hanno ripreso il nostro, addirittura il giorno dopo qualcuno, che peraltro adesso è anche nello staff del Premier attuale, ha avanzato l'ipotesi che avessimo noi messo in campo la campagna all'inizio per poter poi chiuderla in quel modo lì, esagerati. Però questo per dire, qui dare un esempio di come un tipo di reazione possibile è anche quello, da un lato appunto riguardo ai media, silenziare le bufale, perché è chiaro che se Repubblica rilancia la bufala di un sito dicendo Gentiloni avrebbe detto che gli italiani devono smettere di lamentarsi e andare a lavorare, quel sito fa 100.000 e Repubblica fa 3 milioni, è evidente che la sproporzione, che il megafono funziona in quella direzione. L'altra questione è quella appunto che attenzione, intelligenza e un pizzico di creatività forse possono anche aiutarci a contribuire a ridurre l'impatto dei fenomeni. Io vi ringrazio, mi scuso a partire dal Presidente per il fatto che vi devo lasciare, non è una grande perdita questo, di questo ne sono consapevole, perché mi priva però la possibilità di ascoltare il resto, ma recupero dopo. Grazie. Sì, grazie. Onorevole Palmieri, io vorrei aggiungere che comunque ci sono parlamenti in cui il tema è all'ordine del giorno. In Germania, su proposta del Governo, si sta discutendo di appunto un provvedimento che va a penalizzare le piattaforme che non cancellano i discorsi di odio, che spesso sono il vero motivo per cui si fanno le fake news, entro 24 ore. Quindi è un provvedimento che nasce anche da un codice di condotta europeo che prevede che questo accada, e che in Germania con quel provvedimento significa che si va a colpire con una multa salatissima
quelle piattaforme che non cancellano i messaggi di odio entro 24 ore. Quindi queste sono, qui siamo nell'online, qui non c'è offline, qui siamo nell'online, e quindi quelle piattaforme che non si adeguano agli impegni che si sono presi anche a livello europeo, oggi in Germania si sta elaborando questo provvedimento che, in base a cui ne risponderanno nel modo per loro più dannoso, cioè dovendo pagare un sacco di soldi. Quindi questa è una cosa che qui da noi ancora non è arrivata all'attenzione del legislatore, però in altri paesi si sta facendo. Non so se altri deputati o colleghi o esperti vogliono intervenire, se ci sono delle domande. In collegamento, qualcuno ha delle domande? No. Tutto molto chiaro? Allora, onorevole Coppola, prego. Dopo, Anna Masera è arrivata tardi. Andiamo con l'onorevole Coppola, poi do la parola a Anna Masera. Chiedo scusa ad Anna per averla rubato il tempo. Ma io, francamente, non riesco a farmi un'idea chiara. Non riesco a capire se questo fenomeno è il sintomo di un problema più grande, che è quello della mancanza di fiducia che pervade la nostra società, o concorre a questa diminuzione della fiducia nei confronti delle istituzioni. Non riesco a capire se, perché io credo che il problema più grande sia quello di cercare di costruire politiche per far sì che la popolazione sia più attrezzata alla gestione di queste, alla gestione dell'informazione in generale, cioè lo spirito critico nella scuola. Non mi ricordo bene chi è che l'ha detto, penso nessuno sia contrario a cercare di sviluppare lo spirito critico nella scuola, tranne chi magari ha a che fare con 20 ragazzi che devono seguire quello che ti dici senza mettere in dubbio tutto quello che dici ogni 5 minuti, anche se personalmente, lo dico anche come docente, io preferisco che mettano in dubbio, ma capisco che magari sia umano cercare di spingere più che allo spirito critico a cercare di credere a una certa fonte, il che è pericoloso anche da un... Anche sotto questo punto di vista. E, mi domandavo, ascoltando gli auditi, se in qualche modo ci sono correlazioni con la percentuale di laureati STEM, oppure di se c'è qualcosa che abbia a che fare con il metodo scientifico. Perché una volta mi è capitato di discutere per esempio con Walter Quattrociocchi e la mia impostazione è che, diciamo, storicamente è stato risolto il problema del confirmation bias, anche se so che lui non è d'accordo, che è il metodo scientifico. Il metodo scientifico, secondo me, cioè, con metodo scientifico intendo quell'attitudine a cercare di falsificare la tesi e non di rafforzarla, che è alla base del metodo scientifico, e secondo me quello è il metodo che la comunità ha sviluppato, e secondo me è robusto per riuscire ad andare avanti. Mi rendo conto che sia poco diffuso nella popolazione in generale. Mi permetta, Presidente, solo di fare un riferimento finale rispetto all'intervento di Michelangelo Coltelli, che, su cui io sono d'accordo solo su una cosa, che non si era preparato, sì. Perché francamente sentir dire che lui ha guardato le pagine Facebook dei componenti della Commissione e gli fa venire una gran rabbia perché le pagine sono pubbliche e bisogna essere consapevoli di questo, e sentire una serie di francamente considerazioni qualunquiste e superficiali in una audizione pubblica leva qualunque credibilità alla parte
iniziale. Io sinceramente non mi aspettavo una cosa di questo tipo. In un'audizione della Commissione sui diritti di Internet e sulle fake news era secondo me del tutto fuori luogo e non vedo assolutamente neanche come sia possibile giustificare le notizie che lei ha dato qui pubblicamente. Allora, c'era Anna Masera che voleva intervenire. Sì. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la Presidente per aver ricordato con affetto Stefano Rodotà, che lei sa che era anche un amico per molti di noi, e quindi è stato un grandissimo dolore. Mi è dispiaciuto non poter venire alla Camera Ardente. Volevo insomma salutarvi tutti anche per ricordare Stefano. E volevo dire però, vorrei segnalare proprio che se Stefano Rodotà fosse qui oggi, lui oggi chiederebbe alla Commissione di mettere un momento da parte il discorso delle fake news e di sostenere una legge che rischia di non passare, perché c'è proprio un momento drammatico, perché la proposta di legge che ha fatto l'onorevole Stefano Quintarelli, che è in Commissione Internet e che ha fatto proprio anche ispirato dalla Commissione Internet sulla tutela della concorrenza online, si ispira alla neutralità della rete, principio che era molto caro al professor Stefano Rodotà ed è molto caro a tutti noi. Vedo anche le altre persone collegate in streaming, vedo Marco Pierani che rappresenta i consumatori, e è una legge dalla parte dei consumatori per snellire le procedure e per aiutare i consumatori a poter far valere i loro diritti e poter far sanzionare quando ci sono comportamenti anticompetitivi che provocano un danno ai consumatori. Questa legge tra l'altro è stata raccontata purtroppo, e lo dico da garante dei lettori, quindi lavoro nei giornali con grande autocritica, nei giornali, soprattutto dal mio giornale e dal Corriere, l'altro giorno è uscito venerdì un articolo, stranamente su tutti e due i giornali in contemporanea, quindi penso che sia stata una cosa, come dire, una velina passata, comunque è uscito un articolo che l'ha raccontata male, per cui Michele Mezza l'ha raccontata male in commissione. Io sono stata contenta dell'intervento di Michele Mezza, che l'ha citata questa legge, perché è una legge importante. Non è, però raccontarla come una legge fatta contro la Apple è sbagliato, è fuorviante e rischia di non farla passare perché viene interpretata male, perché poi il problema della politica, io l'ho visto nei due anni che sono stata alla Camera, è che tendenzialmente sia i senatori che i deputati non è che si informano tantissimo prima di votare le leggi, si fanno dire dal loro capogruppo che cosa devono votare senza sapere veramente il merito, senza conoscerlo. Questa legge non è una legge contro la Apple, non l'hanno letta evidentemente, ma se i giornali, che dovrebbero approfondire, basterebbe andare sul sito della Camera e leggerla e leggessero tutti gli articoli della legge, capirebbero che non è questo il punto è stare dalla parte dei consumatori, il punto è garantire la concorrenza e garantire la possibilità di non essere costretti a rivolgersi all'antitrust, perché un consumatore ci mette una vita prima di avere una risposta dall'antitrust. Anna, sì, però ti pregherei di andare anche al punto della questione per cui noi siamo qui oggi. Capisco che questa legge è molto importante, però adesso io, siccome i tempi sono limitati, ho il dovere di insomma riportare al tema per cui oggi noi siamo qui. Va bene, il tema è questo. Le fake news non sono soltanto sui social, sono anche sui giornali tradizionali, faccio mia colpa, abbiamo sbagliato, abbiamo raccontato male una legge, abbiamo perso l'occasione di fare una cosa che stava a cuore a questa commissione, e credo che siamo qui oggi in un momento in cui dovremmo fare anche critica ai media, diciamo ai quelli che si chiamano i legacy media, i giornali tradizionali, non soltanto i social media. Grazie. Grazie. Allora, professor De Martin, vedo che alza la mano, prego. Sì, infatti, grazie Presidente. Anch'io mi associo al ringraziamento per il ricordo per il professor Rodotà, ringrazio molto il Presidente per averlo fatto e anche per il video che penso ci abbia commosso tutti, risentirlo parlare e intervenire, grazie molte. Intervenendo sul tema del giorno, anche se concordo con l'apprezzamento per la proposta dell'onorevole Quintarelli, che mi sembra molto ispirata ai principi della dichiarazione,
Volevo soltanto fare alcune osservazioni su un tema molto ampio, le audizioni sono state occasione per molti spunti, ma mi concentro solo su pochissime cose anche vista l'ora. La primissima è che dobbiamo ricordarci che esiste un diritto che abbiamo riconosciuto nella nostra democrazia, anche se suona male, ma abbiamo il diritto di mentire. Pronto? Sì, il diritto Sentiamo, di mentire, il diritto pure. Di influenzare, il diritto di manipolare. E ovviamente questi diritti sono esercitati almeno negli ultimi 100 anni con mezzi tecnologici, e l'argine a questi diritti fino a questo momento sono stati da una parte i reati, e quindi qua in realtà potremmo chiederci se con la moltiplicazione dovuta alla rete c'è bisogno di un intervento di enforcement del lato dei reati più veloce o più efficace, e qua sarebbe interessante sentire l'opinione di un giurista, e in particolare di giuristi penalisti, per capire se può intervenire da quel lato, quindi con reati già esistenti, già codificati, e dall'altra, come già citato, importanza dell'istruzione, quindi educare le persone a interpretare quello che ricevono sui nostri schermi. Ciò detto, mettere in evidenza due rischi è una strada da perseguire indicata dal dottor Quattrociocchi, cioè due rischi sono un rischio gigantesco di, anche inavvertitamente, anzi di sicuro inavvertitamente, di nel caso di un intervento legislativo silenziare delle voci semplicemente perché non mainstream, semplicemente perché eterodosse. Allora, ho sentito anche dire allontanare dal mainstream come se fosse un problema, ma non è assolutamente nell'interesse della collettività che esista soltanto il mainstream, deve esserci un pluralismo di voci molto ampio, il più ampio possibile, con l'unico limite appunto dei reati. Allora, da questo punto di vista teniamo in mente questo pericolo, perché alcune delle critiche che sono giunte anche all'interesse della nostra commissione per questo tema è proprio il timore che anche inavvertitamente si possono fare degli interventi che vanno a silenziare semplicemente voci non mainstream, voci fuori dal coro, ma non per questo affatto fake. E la seconda osservazione è che effettivamente c'è una fortissima tendenza della politica a in realtà favorire l'emersione di queste grandi piattaforme, perché questo consente di avere soltanto 2 o 3 numeri di telefono da contattare per intervenire e manipolare o condizionare l'opinione pubblica, esattamente come capitava una volta con i giornali o con la televisione. Le grandi piattaforme online stanno concentrando anche il pubblico della rete. Allora, da questo punto di vista, anche gli interventi citati della Germania, Presidente, sono interventi che possono porre dei problemi costituzionali molto forti. Infatti leggevo che i costituzionalisti tedeschi sono convinti che la proposta attualmente in discussione in Germania non passerebbe un vaglio costituzionale in Germania. Ma da un altro punto di vista, cioè quello dell'opportunità politica, quello di concentrare l'attenzione soltanto sulle piattaforme e intervenire e vederle come un'opportunità tutto sommato comoda per risolvere determinati problemi, è un rischio da tenere presente. Ultima osservazione, facevo riferimento al dottor Quattrociocchi, effettivamente mi sembra molto molto importante studiare, perché quello che vi ho raccontato potevo raccontarlo anche 30 o 40 anni fa con i mezzi di comunicazione di massa. Effettivamente però gli algoritmi, per usare anche una parola chiara al dottor Mezza, gli algoritmi e gli schermi personali che ci portiamo dietro presentano dei fenomeni nuovi, introducono delle novità, e queste novità vanno studiate prima di qualunque altra cosa. Allora, da questo punto di vista, mi ha molto colpito l'osservazione che faceva il dottor Quattrociocchi di un accesso ai dati per dei ricercatori per capire quello che sta avvenendo. L'ho auspicato anch'io sulle pagine di Repubblica e mi sembra una cosa importante da perseguire. Grazie. Grazie professor De Martin, grazie anche Anna Masera. Allora, adesso l'onorevole Quintarelli voleva intervenire, prego. Poi dobbiamo chiudere se c'è qualche altra replica da fare, perché fra poco inizia la commissione. Prego. Grazie Presidente. No, solo per auspicare comunque, perché allora intanto ricordo per Stefano Rodotà, cioè, servirebbe troppo tempo. Ringrazio per le gentili osservazioni fatte sulla mia proposta di legge, che è esemplare dal punto di vista dell'argomento di cui stiamo trattando, perché due giornali contemporaneamente lo stesso articolo non hanno pubblicato le rettifiche richieste, rilanciate
poi centinaia di volte riprese su webzin di ogni parte. Per leggere il primo commento in cui è stato chiesto un parere a qualcuno di Apple e a un giornalista, si è letto su Apple Insider negli Stati Uniti, che ha detto che era iperbolico il trattamento della stampa italiana, e la persona di Apple ha detto che l'interpretazione era una ridiculous interpretation del contenuto del testo. Questo la dice lunga anche di come questo fenomeno possa essere abilmente sfruttato, in tutta evidenza. Quindi il tema delle fake news non è una cosa che si limita purtroppo a internet, andrebbe guardato nel suo complesso. Una parte rilevante ce l'ha sicuramente la modalità con cui questa cosa poi è stata ripropagata dai social network e le audience che si sono create intorno a questa cosa e come il dibattito si è costruito. E questo naturalmente è molto influenzato dagli algoritmi che ricordava prima Mezza. Per cui io penso che se vogliamo occuparci di questa cosa faremo bene anche a capire a monte e a valle le connessioni tra dimensione materiale e dimensione immateriale, e all'interno della dimensione immateriale il ruolo che svolgono gli algoritmi e quindi gli aspetti i quali dovremmo occuparci relativamente a questi. Alcune cose sono dette nella dichiarazione, altre magari avremmo potuto dirle, ma non abbiamo avuto sufficiente lungimiranza. Auspicherei che ci occupassimo anche di questo in futuro. Grazie. Sì, sicuramente, onorevole Quintarelli, questa è la prima serie di audizioni che noi stiamo facendo, non sarà certo l'ultima. È evidente che il tema degli algoritmi è centrale, così come credo che noi dobbiamo essere pronti a recepire obiezioni che certo debbono essere circostanziate, ma che riguardano anche la nostra attività. È vero che non si può generalizzare, io mi arrabbio sempre quando questo accade, perché non è accettabile, e la generalizzazione uccide anche la verità, per cui. Però è anche vero che il mondo politico è immerso in questo problema, è immerso perché va a incidere la sfera politica e come l'opinione pubblica si crea l'opinione di quello che viene fatto e non fatto. Quindi è chiaro che noi dobbiamo anche capire come da parte nostra ci sia la disponibilità ad andare fino in fondo in una indagine conoscitiva, perché più noi sapremo andare fino in fondo, più noi avremo la facoltà di dare un senso a questo esercizio che stiamo facendo. È chiaro che da parte di chi viene qui a essere audito ci vuole anche la capacità di circoscrivere e di, come dire, fare una panoramica generale del fenomeno, non solo diciamo parziale, perché noi sappiamo che su questa storia delle fake news insomma ci sono in tanti a farne uso ampio per scopi politici, e quindi è giusto che le cose poi vengano presentate nella loro completezza. Sì, Stefano. Solo ringrazio. Penso che abbiamo davanti un caso di una norma che ha passato 56 sedute di commissione, 14 votazioni unanime, eccetera, e che rischia di essere affossata per due fake news. Infatti. Allora, c'era professor Quattrociocchi che voleva replicare. Sì, soltanto un secondo rispetto alla faccenda che la scienza avrebbe risolto il problema del confirmation bias. Si pensava nel 700, è stato diciamo abbastanza abolito pesantemente, perché c'è tutta il teorema di incompletezza di Gödel ci dice fondamentalmente che la scienza c'ha qualche limite, quindi tutto lì. Basta. Allora, sì, Puente. Allora, scusate che così velocemente facciamo un giro. Sì, però c'è per dare giusto qualche risposta sul fatto che ci sia una sfiducia. Per quanto riguarda i media, per quanto riguarda i giornali, eccetera, mi rivolgo alla domanda che ha posto l'onorevole Coppola. C'è una sfiducia. Su questa sfiducia c'è chi diciamo ha cavalcato sopra, ci sta guadagnando sopra a livello economico, a livello politico e quant'altro, e la sta alimentando ancora di più. Ovviamente stiamo parlando di mezzi che sono diversi da quelli delle televisioni, diversi da quello che sono i giornali tradizionali. Un mondo molto più veloce, un mondo più virale, in cui la notizia può partire dal Bangladesh e può arrivare da noi sotto forma di notizia vera che poi alla fine si rivela falsa. Quindi c'è una sorta di sfiducia che era già esistente prima,
è stata ulteriormente alimentata e viene ancora alimentata attraverso il mezzo internet. Sia chiaro che noi, come debunkers, come persone che si occupano un po' di, diciamo, aggirare un po' questo fenomeno, non ci limitiamo solamente al mondo dell'internet. Nei nostri articoli abbiamo trattato spesso anche quello che sono la carta stampata. Parliamo anche di televisioni. Certo, certo. Stiamo parlando di programmi televisivi che diffondono a loro volta fake news, di articoli come quelli che sono stati fatti appunto sul disegno di legge di cui si è parlato prima. Sono intervenuto anche io su quello. Sono intervenuto su foto, per esempio anche semplicemente fotografie vendute a testate che erano fotografie false per raccontare delle storie. Non ci stiamo limitando a internet. Internet è un mezzo che però ha un potere molto elevato sulle masse, perché ormai tutti quanti stiamo vivendo in qualche modo in questa scatola che ormai è diventata fonte di informazione primaria. Quindi, per quanto mi riguarda, la sfiducia c'è dalla prima, viene ulteriormente alimentata e cavalcata. E ultima nota sul fatto della censura. Secondo me la censura è impossibile, soprattutto in un ambito come questo, come quello di internet. Non è possibile, soprattutto non mi piace come teoria, perché se noi censuriamo, difficilmente ricorderemo una storia, difficilmente riusciremo a ricordarci gli errori e a cercare di evitarli sia adesso che in futuro. Chiudo qua. Grazie, grazie Puente. Allora, chi è che voleva intervenire anche attivissimo? Sì, rispondo anche in parte appunto a questo dubbio sulla fiducia. Sì, concordo con David Puente, effettivamente la sfiducia è stata amplificata, è decaduta negli anni scorsi, però faccio giusto un esempio breve per dire come sono cambiati i tempi. Quando è stata introdotta la vaccinazione contro la poliomielite, la gente faceva la fila davanti ai luoghi di vaccinazione come oggi si fa la fila davanti all'Apple Store quando esce l'iPhone nuovo. Oggi questa cosa non succede più perché è stato commesso un errore fondamentale, che è quello di equiparare tutte le opinioni. E questo giornalisticamente non funziona. È un errore tecnico. Le opinioni valgono in base anche a chi le propone, alla qualità delle informazioni che propone. E per cui nasce questo problema, secondo me, a livello di chi fa comunicazione, anche a livello istituzionale, di scegliere che cosa promuovere. Aggiungo un'altra cosa. Lei diceva, il mio collega Coltelli forse non si è preparato. In realtà ha fatto giornalisticamente la cosa che dovrebbe fare qualunque giornalista, cioè ha esplorato il suo pubblico. Ha detto, queste persone che ho davanti, ma parlando più in generale, di chi si occupa, sì, chi ha cariche istituzionali, che tipo di informazione stanno facendo? Stanno facendo un'informazione che è utile al cittadino o stanno facendo un'informazione che è deformata dalle loro esperienze, dal confirmation bias che ha citato anche Quattro Ciocchi? E credo che sia questo, secondo me, il punto in cui ci si deve incontrare. Capire che non esiste più una sfera privata per un politico, non è mai esistita forse, ma oggi che siamo 24 ore sui social media dobbiamo per forza di cose tener conto che qualunque cosa dica un politico a qualunque ora su qualunque mezzo di comunicazione è una sua affermazione politica, così come i tweet di Trump sono dichiarazione ufficiale del Presidente degli Stati Uniti. Quindi vediamo di trovare un modo di dialogare. Credo che sia importante che ciascuno si prenda quell'altra parola che ho sentito spessissimo oggi, che mi ha fatto molto piacere, le proprie responsabilità. Noi abbiamo un'eredità che è quella di Rodotà, che ha chiarito bene quali sono i principi di base. Ognuno di noi è cittadino della rete, ognuno di noi ha grandi poteri e grandi responsabilità. Se ci troviamo possiamo, secondo me, farne un utilizzo potente. Però la riflessione non è, per citare Douglas Adams, non è il problema di qualcun altro. Il problema siamo tutti noi con i nostri personali confirmation bias. Tutti quelli che fanno comunicazione portano i propri. Se usiamo gli strumenti dell'informazione e della scienza, se riusciamo a raccogliere informazioni e avere dei dati su cui ragionare, sicuramente riusciamo a chiarirci tutti molto meglio, senza scontri. Grazie. Allora, c'era Coltelli. Prego. La mia è proprio minuscola. Sul discorso della sfiducia e tutto il resto, io vorrei che vi guardaste un attimo attorno all'estero. Spesso e volentieri il cittadino che cerca informazione e la cerca da un politico, da un medico, da un'istituzione come il Servizio Sanitario Nazionale del suo paese, ha le risposte in meno di 24 ore. In Italia ci sono determinate categorie o determinate persone che ancora
la rete la usano come nel 1993. La mail mi arriva, la segreteria risponde tra un mese, do una risposta tra cinque. Questa è una delle ragioni. Per quello che noi vediamo come blogger, non siamo esperti, non ci reputiamo esperti, non siamo tutt'oggi, riportiamo quello che gli scienziati studiano. È il problema di moltissimi cittadini. I cittadini scrivono a noi perché quando la stessa domanda l'hanno fatta a qualcun altro, la risposta non è arrivata se non in tempi biblici. Questo purtroppo causa sfiducia. Certo. E la sfiducia la causa anche quando un giornalista, un esempio che oggi proprio sui vaccini viene usato tutti i giorni, la Lorenzin ha fatto due uscite, poveretta, tra il 2015 e il 2016, sbagliate. Ha raccontato di 270 e 200 morti in Inghilterra per il morbillo, era una bufala di gente che gli ha posto. Purtroppo però gli antivaccinisti, quelli per la libertà di scelta, cavalcano questa bufala, l'istituzione non ha ammesso la bufala e risposta alla cosa, per cui loro continuano a cavalcarla bellamente da due anni e oggi se andate a guardare i profili social di chi difende la libertà di scelta, sono tutti basati sulle bufale della Lorenzin. Erano due uscite sbagliate, un politico non è un medico, non può sapere le cose perfettamente. Però sarebbe importante che le istituzioni a questo dessero una risposta in tempi brevi. Certo, certo. Dottor Mezza, anche lei voleva dire qualcosa, poi dobbiamo veramente chiudere perché la Commissione Difesa si deve ritrovare. Sintetica, insomma, due proposte concrete, spero che ci sia uno spazio. Uno, io immagino proprio da tutto quello che è uscito, tra l'altro gli strumenti ci sono, se la Presidenza o la Commissione immaginasse di promuovere una ricerca su quelle che sono le tribù di bias confermativa delle fake news, probabilmente scoprirebbe che in Italia il 95%, parla uno sprovveduto, che il 95% di questi flussi stanno in recinti probabilmente insomma particolari. Tra l'altro adesso siamo a 50 anni dal 68, io sono il più vecchio insomma della stanza, c'ero, e insomma sarebbe imbarazzante ricostruire quelli che erano quei circuiti informativi. Ecco lì insomma la ricerca che è stata fatta, 1.800.000 persone si muovevano all'interno in quel decennio e le conseguenze erano non tanto gli insulti, lì si sparava, cioè la violenza lì ha avuto quell'esperienza. Per cui una ricerca sulle tribù confermative per dare un volto al caso Italia, probabilmente. Secondo, io insisto, il bollino sui bot. Io devo, è un fatto di civiltà, secondo me, sapere se un cittadino italiano è informato da un'intelligenza organizzata a scopi commerciali, ideologici o di pura insomma, penetrazione, o è informato insomma da un altro essere umano. Ultimo dato, lo dico proprio insomma, con tenerezza, ecco, che è un dato insomma di fondo, io non considero un errore tecnico il fatto che tutte le opinioni siano uguali, lo confesso, è una mia degenerazione, io considero internet che non un dato tecnologico ma la risposta alla pretesa dell'umanità di accorciare le distanze. Temo che non sia così, perché non è così, c'è una simmetria per cui alcune grandi agenzie mondiali controllano capacità di persuasione a livello inestimabile. Questo è il dato da curare, non che le persone possano parlare. Bene, io allora vi ringrazio, è stato veramente molto interessante ascoltare i nostri esperti, le persone che sono state audite oggi. Penso che questo sia un importantissimo contributo a una indagine che deve chiaramente andare avanti, questo è solo il primo passo, non è escluso che magari noi vi chiederemo la disponibilità successivamente per un approfondimento, visto che oggi è stata fatta insomma un po' una prima carrellata delle questioni che saranno all'ordine del giorno di questa commissione che va a affrontare un tema molto delicato come quello delle fake news. Vi ringrazio e noi ci ritroveremo l'11 luglio per un altro incontro con ulteriori audizioni. Grazie.